Siamo on, Anders, buongiorno, buongiorno. Andiamo a continuare questa battaglia con il nostro Yakuza, Ryuga Gotoku. Allora, abbiamo visto che in realtà il gioco si può continuare per un altro po', ovviamente fuori, diciamo, le missioni principali. Quindi per evitare di finire e vedere già subito il filmato finale, magari prima riusciamo a fare qualcosina e poi vediamo cosa succederà alla fine. Allora, vediamo un po' nella mappa che cosa era rimasto. In computer era rimasto questo, questo, questo e questo. Quindi intanto facciamo questi qua, queste missioni secondarie. Che è qua, quindi che è qua sopra. Oh, abbiamo trovato una chiave. Hopla, e che cazzo è qua? Ma che abbiamo trovato? Abbiamo indovinato casualmente, cioè non è che ho cliccato con coscienza. Però l'effetto dietro i vetri è bellissimo. Cioè queste cose un tempo non si potevano fare. Cioè vedere le persone che camminano da dietro un vetro in un videogioco spettacolare. Cioè un effetto assurdo. Peccato che il vetro è. Hanno utilizzato una texture. Sayaka Style. Che non è che. Welcome to Che my poi è channel. tutto uguale. Buon di Non Hunter. è che rende, eh. Buongiorno, Sayaka! I sopravvissuti dell'evento. Sei senza voce. Sì. Non mi è rimasto niente, neanche la voce. Alle Nelly Girl. Welcome to my channel. Ah, a posto. Io sono rotta. Tutti rotti. Che ci ha dato? Cioè abbiamo tutte le stamine tranne quella che ci serve. La stamina light. Assurdo. Allora, migliora le abilità. Non ci basta. Questa sì. Ok. Questi allora restano rimasti solo questi due. Poi. Ok. Questi non ci arriviamo. Questa fatta. E l'abilità del bere. Penso di sì, l'abilità del bere. Allora, vediamo un po'. E ancora qua ci dà la lucina però. C'è un altro quiz, eh? Sempre con quello? Ma serio? Perché? No, non è lui. Non è lui. Ce n'è un altro. Ma intanto me lo dà qua. Boh. Non lo so. Chi è? Ah. Comunque ho cambiato l'assetto del microfono. Non so se si sente bene, ovviamente, per la voce che ho, giusto?
finalmente ho messo il microfono da sopra a sotto, che comunque tanta roba e non rompe le balle oltretutto. Emily, Non è fastidioso. welcome to my channel. This. Welcome to my channel. Bene. Ok. Buono, buono. Ancora dobbiamo mettere esposta la statuina. Qua ci dà. Ah, ecco. Il teletrasporto. Sì, si è teletrasportato. Ma a proposito, in me le fa utilizzare? Vediamo. Sì. Moira, welcome to my channel. Moira, ma com'è queste Non arriva nessuna notifiche? Ma notificazione qui. come mai? Ora lo contattiamo a Twitch, il regno di Twitch. Arrivai in tardis. Arriva in tardis. Madonna, che c'è qua? Ma che è? Tutti qua sono? Ah, visto? Moira, ma non eri di notte. Come di notte? Ah, vero, non era di notte. Quindi non hai dormito. Niente, niente. C'è Sciabolai, visto Sciabolai? Non confondere con Nicolai. Allora, facciamo una cosa. Sayaka Style, si già finita, tornata a casa lavata, ora me ne vado al corso e poi di nuovo la notte. Ah, qua è, va. Allora. Una belva umana. Oh, Ah, ma di chi è? Ma quando dormi? Mai. Oh, yeah. Oh, ah. Vabbè, questo ragazzi l'abbiamo visto ieri, eh? Cioè ieri lavorativo. Sayaka Style, dormo là. Oh. In pratica dobbiamo fare una missione di recupero di dati, tipo Detective Conan. Domani sera a casa. Domani sera top, a casa. Ora ci saranno le live di Natale, ragazzi. Dobbiamo sistemare, no l'albero, la arcade room. Dobbiamo sistemarla bene, tipo albero di Natale. Con i cabinati funzionanti. Che corso stai facendo? Bello. Le lucine. Yeah, poi. Oi. Sayaka Style, la riqualificazione OSS, appena finisco di pagarla riprendo negli studi universitari e poi parto. E Programma e si piani di vita fatti a. va, si va, via, 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 via dall'Italia, via. Cioè, via dalla Sicilia, via. E tanto non ti dà niente, nel senso che rimani qua, è inutile. Cioè, rimani per riposarti a vita. Diventi l'essere riposato. Oh.
Io poi oltretutto ti stressano. Cioè non è che uno fa una vita tranquilla, ti stressano. Quindi non conviene, non conviene. A anni dovrei fare tutto, mi andranno male i piani. Ma ci provo. No, è importante averli, poi se vanno ognuno ci spera, però se uno non ne ha è peggio. Oh, guarda lì, combattimento tra vocali. Tu dici oh, io dico i. In pratica, tra teppisti e persone senza casa, scollati, la situazione è un po' particolare. Tu dici uno, io dico due. Uno. Due. Un 5 secondi abbondanti. Cioè, renditi conto che la voce, sai come ti si distrugge? Con l'audio. Cioè, è stata la musica di ieri e del giorno prima. Peter Pampia. Welcome to my channel. Cioè, le corde vocali si distruggono con la musica di merda. Poi uno prende un cartellone e lo spacca in testa. Queste cose in Giappone si possono fare. Lo sapevo io che loro finivano per combattere contro. Ma ancora non si è reso conto di chi è lui? Cazzarola, questo mena, forte. Anche una barra in più. Oh, ma che cazzo? Finito il potere sacro. Non si possono schivare queste cose. Se ti trovi con l'animazione che parte, non si ferma. Ah, di che boh. Sei sminghias. Nani? Yeah.
Poi. Mark Zink. Welcome to my channel. Come sempre si sono spaccati per niente. Quando mai? Ok, allora sta parte l'abbiamo finita. Io direi che andiamo a completare. Vediamo qua. Completiamo questi due, questo, questo e questo. E poi andiamo appunto via Kame. Minchia. Ci becca qua sotto? Oh. Vabbè. Minchia. Non finiscono mai. Si può prendere l'ascensore. Oh, ma ditelo. Ah, è la missione. Ok. Ma che è scemo? Gli punta la pistola. È arrivato il super Saiyaman. Ah. Armato di Ash che alza la coscia e piscia. Era tanto che non lo sentivo. Che è quella ieri. Ma che risate. Sto stognomo. Ma
Ma quello là di Messina. Un personaggio. Moira gli fa. Tu lo conosci? Lo conosci lo chi ci hai detto tu? Il folletto, lo gnomo, gli hai detto? Il nano? Il nano forse gli hai detto. Gli hai fatto Moira la domanda. Ah, l'elfo gnomo, ecco, gli fa, tu lo conosci l'elfo gnomo? E lui tipo si cervellava a capire tipo che anime era, no? Ci pensavo. Si è messo lì tipo qualche minuto a cercare di capire. Poi gli rompevano le balle perché gli spostavano le buste e tipo lui si ingazzava di queste buste, cioè, da un posto li portavano a un altro. Madonna, scemi proprio. L'hanno fatto impazzire a quel ragazzo. Allora, vediamo un attimo, vediamo chi ci manca. Questo no. Ok, questo ho ottenuto. Ok. Ok. Consigliamo la chiave. No, non ce l'abbiamo. Pensavo che ne avevamo una. Invece no. E ancora ce ne sono tante chiavi, in giro. Ma dove sono tutte queste chiavi? Boh. Allora, andiamo qua. Finiamo sto pezzo. Oltretutto oggi dobbiamo fare anche il punteggio con una di quelle ragazze là. Quindi restiamo a guardare, a vedere come finisce. Questo qua è troppo, ma troppo particolare. Poi oltretutto la mano dove ce l'ha? Boh. Oh, logonomia. Ah, gli stanno rompendo le balle quelle dell'economia. E ora arriva lui, il tizio qualunque con gli occhiali, il Superman di Osaka. Consegniamo una bella pizza. Super Saiyan God. Ora mi faccio bello panino e lo mangio mentre guardo Osaka. Bello panino, in effetti ci sta. Dobbiamo fare una mangiata in live un giorno. Sì. Che ci mangiamo? Le cozze? E poi un bello piatto di pasta a forno. Quello che vogliamo. Ci facciamo una pizza con quello che c'è nel frigo. Yeah. Ok, allora. Anche la pizza di centesimi. Di centesimi, certo. Ma qua c'è una missione, ma non la vedo. È là dietro? Ah! Guarda che c'è là, oh! Pazzesco! Aspetta che ci facciamo un selfie. Allora, mi segna che qua c'è una missione, però non capisco. È qua sotto? Là è?
Sì. Sotto il ponte. Ah! Oh? Ma chi è? Re Mysterio? Yoroshiku tanomu wa. Tsujiya. Detto questo, è andato a Nagano. Si è comprato la maschera. E ora è qua. Yeah. Comunque c'era una valigetta, non lo volevo dire, ma c'era una valigetta. No, non ci credo, abbiamo trovato la stamina light. E chi è? Natale. Ma serio? Ah, ce n'era una proprio messa sotto il ponte. Ma che bastardata. Ora dopo gliela diamo. Non ci credo. Questo che vuole? Ah, vedi, questo è quello là del wrestling. Gli sta dando lui. Deve dare i volantini per fare pubblicità. Mamma mia, questi proprio. Fanno perdere tempo, perché poi uno fa le cose veloce, poi arrivano questi e ti fanno perdere tempo. A proposito, no, sto combini che c'è qua. Che ha? Ha cose strane? Cose rare, tipo. Sakè, fazzolettini, uova, bento. Questo ad esempio non ce l'abbiamo. E neanche il boss abbiamo. Arigato gozaimasu. Va bene. Poi andiamo in questa strada. Andiamo a consegnare. Qua c'è una galleria tipo. Peccato che non ci fa andare. Era bello. Alcune cose le segna, però poi per trovarle. Non mi dire che è qua sotto. No, non si può andare. Oh, intanto me lo segna in sto ristorante. Sarà uno. Vediamo. Itadakimasu. Mi sta facendo diventare pazzo. È qua sopra. Ma dove cacchio è? Ma ste. È là. Ah, è nella strada di dietro. Vai, è questa qua. Ah,
Ma ce n'è uno qua. Ma stiamo facendo di tutto per completarlo, non dico al 100%, ma almeno un buon 90. Asmiu, welcome to my channel. Ciao Asmiu. Se viene tutti i giorni, però non ha mai scritto. Va bene? Certo che dopo un combattimento del genere questo si fida? Sì. Qua. E poi tutti questi pezzi qua. Aspetta, è dall'altro lato. Vabbè, possiamo farlo lo stesso. E perché non sistemi i cavalieri? I cavalieri pure? No! Cavalieri no! I cavalieri, se un giorno mai troverò una vetrina adatta, li apriamo tutti e li mettiamo esposti. Non può essere. Questi sono sempre qua. Mi piace come sganciano i soldi. Pazzesco. È qua sotto, va. Qua. Ah, è un bambino, ma che è? Ah, ok. Dovevamo consegnare il volantino al bambino. La signora invece che vuole? Vuole gli orecchini a stella. Insomma. Allora, conviene andare dritti e poi girare. Sempre se non becchiamo gli sbirulini. Ah, oh, c'è una valigia, oh. Allora, una è qua. Ah, ma è una missione di botte questa, ok. Super Saiyan God. Ultra istinto. Problema con le telecamere. Non trovo più personaggi. Ok, anche questa l'abbiamo fatta, vabbè. Ah, poi. Questo è quello delle caramelle, non si può fare. Non le ho mai viste. Qua si stanno acchiappando. Cioè proprio. C'è proprio lo schifo più totale. Questi piacciono le biciclette, tipo. Comunque ancora devo fare il video apposito dell'evento. Ho registrato qualcosina, quindi penso che tra oggi e domani arriva il video.
ovviamente con sottotitoli anche giapponesi per i nostri amici del Giappone. E dovrei anche doppiarlo a sto punto, perché comunque non c'è niente a livello di voce nel video. No, non so se lo lascerò in quel modo oppure ci farò tipo un commento sotto. Ma probabile che ce lo faccio. Chiarol, welcome to my channel. Oi, oi, oi. Mi pare che sono quasi finiti, eh? Sti polli. Una trasformazione in Kaioken. Fujimura. Questo è fortissimo. Ma che è? Ha un'aura pazzesca. 9999999. Grande lui, il nostro ballerino di corte. Finito? Sì. Allora ce ne segna uno qua, che non sappiamo che cacchio è. Il rapper amante dei gatti. Facciamo questo prima e poi ci facciamo sti due. E poi scendere a scendere fin quando non ce ne andiamo. Ok. Io penso che alla fine se ne va dalla città. Secondo me va. Per questo voglio finire sti pezzi. Secondo me se ne va a Shinju. Torna a Kabukicho, ma sicuro. Quindi io direi di finire questi qua rossi. Facciamo un salvataggio, così ce l'abbiamo da qua. Wow, i gatti. Pazzesco. Pazzesco. Ma chi è? L'uomo gatto. Ah, questo è l'approccio proprio osakanese. Daioken. C'era la merda. Ah, il nuovo HUD dei comandi ti piace? Dove si vede la cam, i filmati, le cose. Questa è la novità. La novità. Sì. Grande. Oh, grazie per il follow, benvenuto in live. Io non ho problemi con l'essere umano che li ha. È vero. Ciao, come va? Prima mi son visto una scena, mi fa morire quando tira la bicicletta. Quando tira la bicicletta e tira qualsiasi cosa è bellissimo. Anche i motorini tira, tipo questi qua in modalità di battaglia, li tira. Io giocai solo il primo Yakuza e mi ricordo sta bici che volava. Sì, sì. Comunque, benvenuto. Noi tutto ok. Un po' stanco perché abbiamo fatto un evento che potrei vedere in questi giorni sul canale YouTube, che comunque è associato. Il canale YouTube si chiama Hunter Who. È realtà Kabukicho. Sì, sì, è realtà. Kabukicho è molto reale. Osaka un po' meno. Una volta Osaka forse c'erano un po' più zone così. Bellissimo, complimenti. Grazie mille, grazie. Sono contento che ti piace. Allora, continuiamo con la nostra missions. Che era rimasto? Nel primo comunque era molto molto
diciamo, più nudo e crudo, quello della PS2, il gioco. Questo qua è veramente fatto a quel livello rispetto agli altri, infatti è quello che mi ricorda i primi. L'unica pecca che potrei dire di sto gioco è comunque non dura tanto come durano gli altri, è tipo un assaggino. Alla volta li recupero un po' tutti. E conviene perché comunque sono dei bei titoli. Se ti piace il genere ti diverti. Oh, la missione è qua, però non la posso prendere perché ci sono i tizi che mi inseguono. Vabbè, spacchiamoli. Così. Non so se ti piacciono anche gli anime, diciamo, su questo genere, tipo Due come noi, GTO. Mi ha detto al centro, mettiti al centro. Dovrebbe essere qua la missione. Ah, non mi dire che è sotto al ponte. Mi sa di sì, è sotto al ponte. Là sono, va, dall'altro lato. Ci stavano rompendo le balle al gatto. Comunque il colosso è bellissimo. Quando abbiamo fatto Shadow of the Colossus in live, è stato veramente veramente bello. I gatti non si toccano, bastardino. Ma sto gatto chi ha? Era bello, non lo conoscevo. Era un bel gioco, molto molto rilassante. Sulla scia di Ico, però secondo me è anche meglio. Allora, e là abbiamo finito. Io direi di fare Lost in difficoltà e poi a scendere. Però per evitare sti scemi io prenderei un taxi. Quindi pigliamo sto taxi. Ci facciamo portare là. Così ci sbrighiamo velocemente. Se no ci fa perdere troppo tempo. Tutti quelli là invece con l'occhietto bianco, questi qua sono missioni secondarie. Questi li facciamo poi dopo. Magari tipo nel prossimo. Ok. Ogni tanto un taxi ci sta in Giappone. Ma non sono molto costosi comunque rispetto all'Italia. La missione dovrebbe essere qua. Raccogli la valigetta. Thousand Light. Ah, qua è, va. Allora. Ah Qua ti scippano la vita. no. Vero? Che c'è a terra? Raccogli. Oh, un'altra chiave dell'armadietto, top. Ora allora, prima che arrivi dall'armadietto. Insomma. Allora, dobbiamo andare in questa zona qua. Ok. E c'è un taxi, quindi potremmo riprendere il taxi e ci facciamo fare la fermata. Guarda, così ci sbrighiamo prima. Perché ogni tanto c'è sempre. Se pensi che il bus da Catania ad Acireale costa e il treno poi il taxi n euro. Madonna, ne parliamo. No, ma io penso che quando dall'aeroporto ti devono accompagnare in un punto, cioè ti costa 30, 40, 50, 60 euro. Che non ha senso. Là tipo 1500 yen, 1500 yen. Cioè comunque prezzi tipo intorno ai 10 euro, va. Ovviamente per i punti vicini, i punti lontani, ma sempre meno di quanto spendi qua. Anche questi scassavano le palle a gatto, eh? Da notare. Di dove siete? Noi siamo in provincia di Catania. Tu invece, dove sei? Oh, su.
Allora, intanto consegniamo la chiave e l'armadietto. Vediamo che ci regala. È un D1. Una foto? Ma che era, una foto mia? Come, in che senso? Ma è troppo, il bus da Roma aeroporto andata e ritorno euro, il taxi solo andata euro. Vedi? È una pazzia. Ma che ci ha dato, una foto? Boh, non l'ho capito, forse era una foto. Dice che ancora c'è una missione qua, in quello che fai i quiz. Sì, d'accordo, proviamo. Allora, una sfida. Chiaron Catania. Tu. Allora, la domanda è: a sud-est di Sotombori c'è un posto chiamato Parco Ashitaba. Che forma ha, se lo guardi dall'alto, il parco? L'ho capito qual è. Questo parco qua, che dice lui, e io ci giro attorno, quindi è un cerchio. Ma come? E non può essere un triangolo. Sarà... No, è un triangolo, vero? Poco fuori Milano. Ah, sì? Quindi, comunque, diciamo in zona alta. Per noi altissima. Bello lontanuccio, eh? Cazzarola, sono proprio qua. Dobbiamo girarci l'angolo, ma... Ce n'è un altro qua. Ah. È sempre lui. È ancora attivo? Ah, forse un'altra domanda. Vediamo. Minchia, questo proprio ci deve far perdere tempo. Bello, no. Cesenatico. Non è lui, non è lui, cazzo. No, non è lui. È qua dentro? Sì. Qua e va. C'è una consegna per lei. Allo. Oh. Ah. Domo. Yoroshiku tanimasu. Jason Toka. Welcome to my channel. Okay. Ah, è il San Flores, vabbè. Allora, questo qua... Infatti... È quello che consegna i pacchi? Oh. Che poi non c'entra nulla con Milano a... È un po' fuori, certo. Ah, yoroshiku tanimasu. Vedi, il parco a forma di un triangolo, come diceva lui. Allora, poi... Ce n'abbiamo uno qua e lo pigliamo subito. E poi ce ne sono due qua. Questi si devono fare. Minchia, questi però. Teme! Se te devo una bicicletta. Ok. Vai. Ok. Poi abbiamo questo punto che si deve fare. Questo qua. Però che c'è? C'è qua un taxi, prendiamo il taxi, se no ci sbrighiamo più. Certo, così se ne perde di tempo, eh? Che ti fa fare proprio i chilometri. Qua è. Ancora il ponte? Ma serio?
Che? Ano. Ah, ok. Nani? 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 Ok, vabbè. Scriptato, ma forte. Ok, consegniamo queste cose. A manifesti c'è finito oggi. Ah, eccolo. L'incontro. Nani? Ok. Vi merci. Welcome to my channel. Ok, l'abbiamo salvato. Perfetto. Abbiamo finito la missione. Io penso che altre 2-3 ore di gioco e il gioco proprio è finito 100%. E vediamo poi ovviamente come andrà a finire, se si sposterà o meno da questo posto, perché non so se ci saranno degli spostamenti in altri posti, tipo Kabukicho eccetera eccetera. Può essere che ritornerà di nuovo lì, come può essere di no. Comunque ragazzi, grazie a tutti quelli che sono passati e ci becchiamo domani sempre tarda mattinata con il prossimo episodio e vediamo dove arriverà questa storia. Quindi buon pranzo, ciao belli.